Motivo di grande soddisfazione, oggi aveva arrestato Barbara Rocco, classe 65, a Platì, all'interno dell'abitazione della figlia. Nel momento in cui insieme con i cacciatori abbiamo fatto l'irruzione, lui ha tentato ovviamente nell'immediatezza di scappare sui tetti, è stato prontamente bloccato dai carabinieri che avevano comunque cinturato in maniera ottimale l'abitazione e la zona di interesse, e quindi immediatamente poi si è arreso ai carabinieri e siamo riusciti quindi a trarlo in arresto e successivamente a fare tutte le attività conseguenti e a portarlo qui in caserma. Ecco, un motivo per noi di grande orgoglio, di soddisfazione, il lavoro costante e continuo che ha avuto l'arma dei carabinieri, quindi da iniziare dal più piccolo presidio, qual è la stazione dei carabinieri presente lì a Platì, per continuare poi con i militari del nucleo operativo che ci hanno messo impegno, che hanno fatto grande attività tecnica anche in questo senso e anche in questa attività, e poi nella fase conclusiva il supporto fondamentale e appunto preziosissimo dello squadrone cacciatori di Calabria. Si conferma al solito che i latitanti si nascondono proprio nel proprio territorio? Assolutamente sì, quella di oggi è l'ennesima conferma che un latitante di 'Ndrangheta dello spessore qual è quello dell'arrestato odierno non può non trovarsi nel proprio habitat, nel proprio territorio, contornato, come dicevo poco fa, dell'affetto dei propri familiari, contornato comunque sia da quelle che sono le situazioni che lui deve obbligatoriamente gestire per poter continuare a ritenersi tale, a ritenersi a capo di un'andrina, qual è quella appunto dei Barbaro in Platì. Si è arreso e si è complimentato? Diciamo che in questo caso, come si conviene in queste situazioni, si è arreso, si è complimentato, ha offerto il caffè, come avviene in questi casi, a tutti quanti noi militari che eravamo lì presenti, e poi successivamente lo abbiamo tradotto alla caserma qui di Locri.